Adesso vogliamo disporre i nostri cuori per ascoltare la parola di Dio. Abbiamo la gioia di con noi, poterlo dare dei mortelliti, sono la chiesa di Perugia, in missione, Dio lo sta benedicendo, Dio lo benedica anche questa mattina insieme a noi, siamo certi che ancora lo benedirà. Grazie Pastore Iore. È una gioia per me essere ancora una volta qui, condividere questa bellissima giornata, non solo dal punto di vista atmosferico, ma soprattutto perché insieme siamo stati e siamo ancora nella presenza del Signore. E vogliamo rivolgere la nostra attenzione al testo di Romani, capitolo 28. Adesso è il Signore che vuole parlare a noi. Capitolo 8, verso 28. Gloria a Dio. Ci alziamo in piedi? Grazie. Dice così: or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Inchiniamo i nostri capi. Signore, è una conoscenza troppo grande per noi, difficile a volte da gestire, che ci permette di conoscere che tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio. Vorremmo dire: tutte le cose cooperano al bene per quelli che evangelizzano con amore, perché sono chiamati secondo il tuo disegno. Signore, aprici gli occhi, vogliamo vedere il tuo disegno ed essere inseriti per fede in quello che tu hai programmato nella tua preconoscenza, e ti daremo la lode e la gloria, noi che dichiariamo in questa sera di essere innamorati di Dio. Grazie Signore, nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Difficile pensare che possiamo entrare, evangelizzare, andare avanti. A volte qualcuno ci dice: ma siete un po' quasi arroganti, vuoi fare, ci proponiamo di fare. Intanto iniziamo dal punto che il nostro è un cammino di fede, e in questo cammino di fede crediamo che abbiamo il partner più potente di tutto l'universo. Il suo nome è Re dei Re e Signore dei Signori. Il suo nome è Cristo Gesù, il Kurios, colui che ha tutto nelle sue mani. Dio gli concederà man mano tutte le cose, e l'ultimo nemico che Cristo distruggerà è la morte. Ma adesso vi sono altri nemici, nemici come lo scoraggiamento, la difficoltà. Oh, mi ricordo quei discepoli che andarono a Gesù: Gesù, abbiamo pregato, non è uscito nulla. Signore, abbiamo fatto questo nel nome, ma non ce l'abbiamo fatto. E volevano lasciare l'Evangelo e ritornare alle reti. Come se è difficile essere pescatori di uomini, però se diamo tutta la nostra professionalità nella pesca sul lago di Galileo, di Genezaret, allora ce la faremo. E Gesù una volta, così, solo per scherzo, gli fece capire che tu non puoi neanche fare il pescatore in un piccolo lago, a meno che Gesù non ti dà la sua forza. Signore, una volta Signore, abbiamo pescato tutta la notte, sono stanco, guarda, devo andare a fare la doccia, e tu mi dici: peschiamo. Ascolta a me, getta le reti sul lato destro, la tua barca. Vabbè, va, lo dice il maestro, che vuoi? Posso immaginare Pietro: ma te la farò pagare.
ma forse tu non sai quello che sei, tu non sei stato con noi tutta la notte a pescare, tu non sai che significa riempirmi le dita sempre con questi ami che tiro su e sono sempre vuoti. Ma siccome tu lo dici, un po' svogliatamente lo farò. E Gesù gli fece capire che quando tu ed io obbediamo a Cristo, possiamo fare i pescatori di uomini e anche quelli di pesci. Significa che senza di Dio e Cristo Gesù in noi, noi non possiamo fare nulla. Ora, visto che il Signore è con noi, noi possiamo fare qualcosa. Ah, ma stai attento, questo, quello, quell'altro. Sembriamo un po' come quelle torri inclinate. Sapete la storia della torre di Pisa? La torre di Pisa è inclinata di 3,99 gradi, significa che c'è un abbattimento da un lato che fa, diciamo, sporgere dal baricentro della base dove si appoggia la realtà del peso, e siccome ancora il baricentro non si è spostato fuori del centro dell'asse d'appoggio, ancora continua ad essere dritta. Ma non è stata costruita con questa idea, anche se poi Pisa è diventata un po' famosa per questa torre pendente. Quando andai lì a Pisa per visitarla la prima volta, vedevo tutte queste persone che facevano le fotografie, che tenevano la torre di Pisa in qualche maniera. No, altro che persone così, hanno speso fior di quattrini per andare a riscavare le basi e hanno speso chissà quanti soldi, euro, per rinforzare quelle basi. La ragione perché? La ragione era questa. Erano saliti fino ad una particolare, diciamo, altezza, e tutto quello che c'era dei 56 metri di torre era solo 3 metri di fondazione, di fondamenta. Significa che non era abbastanza profondo. Attenzione. Sapete cosa succede quando noi non ci approfondiamo e andiamo fino alla roccia? Quando noi non scaviamo e ci basiamo su Lui? Allora sì, non solo l'evangelizzazione è un peso, il lavoro è un peso, la famiglia è un peso, la crisi è un peso, il giornale è un peso, la televisione è un peso, è tutto un tatto. Anche se siamo in qualche maniera dritti, iniziamo a pendere da qualche lato. Il terreno su cui noi ci basiamo comincia a cedere e diventiamo un po', sì, l'attenzione di tanti, ma in realtà un certo fallimento. Signore, aiutaci ad essere dritti. Mi piace Paolo che scrive a Efeso, dice: prendete tutta l'armatura di Dio finché possiate rimanere dritti. Quando? Quando il diavolo vi attacca, quando il nemico vi attacca, quando lo scoraggiamento vi attacca, quando tutte le insidie del diavolo e anche questi dardi infuocati vi arrivano e vi piombano da ogni lato. Perché, sebbene io sono qui a dichiarare che abbiamo un amico che ci ama, un Signore che ha completamente dato la sua vita per noi, un Cristo che è alla destra di Dio e prega ed intercede per noi, alla sinistra del trono di Dio abbiamo un nemico. Si chiama l'accusatore dei fratelli. Ogni volta si presenta e dice: hai visto? Hai visto Davide che ha fatto? E poi alla destra c'è il mio avvocato. Alleluia! Gloria a Dio! Dice: però io ho dato la mia vita per Davide, e lui mi tira fuori dalla condanna. Tu ed io abbiamo qualcuno che continua a prenderci di mira, di bersaglio, è il nemico delle anime nostre. Però non scoraggiamoci, noi possiamo rimanere in piedi. Il segreto, fratello Davide, qual è? Tu ed io dobbiamo amare Dio. Andiamo qui e vediamo una polizza intrecciata in un verso che ci fa capire come,
come Dio desidera veramente assicurarci che possiamo lanciarci nell'evangelizzazione, possiamo lanciarci nella vita, possiamo lanciarci nella famiglia, possiamo lanciarci in questo mondo, anche se abbiamo le sfide e le opposizioni. Perché? Perché abbiamo un'assicurazione. Qual è questa assicurazione? Usualmente le assicurazioni hanno la polizza, vi dicono sempre, c'è qualcuno che lavora con le assicurazioni qua, perdonatemi, però vi presentano sempre, ecco qui si firma, poi girate e vedrete il Nuovo Testamento, scritto piccolo, 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 piccolo. L'assicurazione che il Signore ci fa è molto semplice. Uno, la polizza è universale, dice che sappiamo che tutte le cose, universale, tutto, se sei coinvolto nell'evangelizzazione, nella chiesa, nello studio, a volte c'è questa idea che pensiamo che il Signore ci benedice solo spiritualmente, non è vero. Il Signore ci benedice dall'A alla Z, perché interamente ci ha creati per Lui e Lui desidera che anche spiritualmente, anche fisicamente e anche materialmente desidera benedirci, perché siamo frutto per la Sua gloria. Attenzione, non mettiamo gli occhi su certe benedizioni e trascuriamo gli altri. Lasciamo fare al Signore. Paolo dice: tutte le cose. Quante cose tu ed io siamo coinvolti? Tantissime. Dal mondo familiare, scolastico, lavorativo, ecclesiastico, nel mondo, tante, tante, tante cose. E Dio, attraverso Paolo, dice che tutte queste cose cooperano al bene. Cioè, ma è possibile che tutte le cose? Sì, vi assicuro che se un passero cade, Dio lo sa. Lo dice Matteo, dice che tutti i nostri bisogni, prima che noi glieli chiediamo, Lui già li conosce. Matteo 6 dice che Egli conosce tutti i piani per la nostra vita. Io ho dei progetti, dice Dio attraverso Geremia. Dio conosce tutte le cose, anche se abbiamo pochi o molti capelli, e Dio lo sa. Dice: ma tutte le cose, una polizza universale. Ma come può Dio prendere tutte le cose della nostra vita? Fratello, tu non sai, io voglio servire il Signore, non sai che mi è successo. Può Dio perdonarmi? Può Dio liberarmi? A Montreal, mentre stavo pastore, c'era una persona che venne una sera. La domenica sera venne dopo il culto e mi disse: io amo la parola, io amo la predicazione, amo venire in chiesa, amo il Signore, ma non sono sicuro, perché ci sono delle cose nella mia vita che hanno distrutto la mia vita. Viveva sotto il controllo della sicurezza pubblica, aveva causato un omicidio per una lunga causa che involontariamente aveva fatto. Ogni sera a un certo orario doveva rientrare in carcere, e lui, non gli disturbava troppo quello, gli disturbava una cosa, che non credeva ancora che Gesù avrebbe potuto perdonare il suo peccato. Ma una sera si decise di credere nell'Evangelo, quanto anche i vostri peccati sono tanti, numerosi, io li perdonerò. Mentre stavamo nella preghiera conclusiva, questa persona inizia a gridare, sgolarsi: grazie Signore, dico: ma che c'è? E vediamo quest'anima che diceva: finalmente sento un alleggerimento del mio spirito, perché credo che pure le cose del passato Dio li può perdonare, perché credo che solo nella mia vita fisica rientrerò in prigione, ma sono libero in Gesù.
lo Spirito Santo aveva bussato alla porta del suo cuore e lui finalmente si era aperto. Dio può prendere anche i nostri fallimenti del passato e metterli insieme alle cose future nel presente e sfornarci il dolce più bello. Cosa sto dicendo? Dobbiamo noi immaginare a Dio come un buon pasticcere. Ho usato tante volte questo. Conoscete un buon pasticcere? Ci andiamo dopo, fratello. Dobbiamo invitarli tutti a Milazzo. Conosciamo tanti buoni pasticceri là. Cosa fa un ho detto pasticcere, non pasticcione. Dobbiamo pensare di Dio di un buon pasticcere. Che significa? Significa che un buon pasticcere è capace di prendere della farina, dell'animo, dell'amido, anche a volte del bicarbonato, del lievito, del sale, del pepe, della cannella, anche essenzi amari. E che cosa fa? Un po' di questo, un po' di quello, conosce la formula, la ricetta, tutto a posto, e poi li mette insieme e via dentro il forno. E poi noi entriamo e sentiamo l'odore di quei dolci bellissimi. Dio può fare di te un capolavoro. Prenderà le cose dolci del tuo presente, il tuo incontro con Cristo, ma prenderà anche le amarezze del passato, li mescolerà e li infornerà e farà di tutte queste cose qualcosa di bello. Non ti preoccupare, vai avanti, evangelizza, dona il tuo cuore, coinvolgiti. Non permettere alle cose che diventano isolate nella tua vita. Se tu entri in un laboratorio di pasticceria e ti piace, questo è il dolce alla cannella, dice questa è la cannella, vai lì e prendi un cucchiaio e te lo metti in bocca, dovrai correre in ospedale, credimi. Sapete perché lo so? Perché ci ho provato. Stavo buttando del fuoco dal naso, non possiamo ingoiare neanche mezzo cucchiaio di cannella, ci si asciuga la bocca, ci vengono come delle mani che ci affogano, è impossibile. Però metti quanto ne basta nella giusta formula e Dio sa quello che fa. Tu non puoi concentrarti solo su ho avuto amarezza, ho avuto difficoltà, ho avuto crisi. Lascia che il tutto viene insieme. Dio è capace di gestire ogni cosa della nostra vita. Ma io non sono degno. Certo, è giusto, è vero, ma Gesù ha pagato per te. Quella rosa che fu calpestata, un giorno disse: io depongo la mia vita volontariamente. È una polizza, tutte le cose. Così, ma sai, fratello, tu non sai quello che io... Ricordo una sorella a Montreal che veniva da Benevento e gli dicevo: sorella, come stai? E mi rispondeva un po' beneventana, calabrese. Acqua chiara, sai quello che c'è dentro la pentola? Ma che significa? Avete capito? E io, per rispetto, sorella c'aveva 90 anni, non dicevo niente, lo dissi al figlio e lui finalmente me lo spiegò. Oh, non l'ho più dimenticato. E poi mi piaceva, ogni volta che andavo a vederla, e la andavo a vedere più spesso: sorella Giuseppina, come stai? Fratello, andiamo avanti. La cucchiara sa per quello che c'è dentro la pentola. Diceva: io solo sto passando certi acciacchi, però di fuori non si vede, neanche devo troppo parlare. Però io che ci sto dentro la pentola dove le cose sono agitate, è difficile. Signore, aiutaci a non fare delle cose della nostra vita delle cose isolate. Affidiamo tutto nelle mani del Signore. Tu ed io anche abbiamo una polizza energica, perché dice: cooperano al bene, non solo tutte le cose, ma tutte le cose cooperano al bene, cioè la direzione è positiva.
cooperano al bene. E questa terminologia qui ha a che fare con qualcosa che avveniva, e i romani erano degli esperti, era il tracciare le strade. E a volte le strade si dovevano tracciare prima con un sondaggio, bene, che stabiliva l'altezza, stabiliva se dovevano passare di qua da una montagna oppure fare un tunnel. E l'idea è questa: tutte le cose cooperano, cioè hanno una sinergia di entrare verso una direzione con tutta la forza. Io ricordo quando ero ancora giovanotti, si costruiva la Palermo-Messina, tutti i ponti e gallerie, e papà ci diceva: beh, ancora andiamo a Palermo per il convegno e poi andiamo di qua. E dovevamo salire, Tindari, sali, scendi. Però uno di questi giorni, vedi là, lì stanno facendo la galleria, Davide, Nino, dall'altro lato stanno costruendo pure. E noi dicevamo: ma come fanno? Questi entrano di qua, gli altri entrano là, si incontrano e finalmente l'autostrada sarà fatta in un pezzo di montagna così rocciosa. Sì, perché c'hanno degli strumenti, ero bambino ancora, c'hanno degli strumenti che sanno lavorare insieme. E questo è lo strumento dello Spirito di Dio. Adesso è noi che lavora, tutte le cose operano sotto lo strumento della divina potenza dello Spirito Santo. A volte pensiamo: ma che stiamo facendo? Un buco nella roccia, mi sto scervellando. Ma no, dall'altro lato c'è lo Spirito Santo, forse che sta lavorando in una maniera diversa, maniera che noi non capiamo, non comprendiamo, ma le cose stanno venendo fino al punto che saranno realizzate. E poi diremo un po' come disse il cieco: avevo sentito, ma ora gli occhi miei ti hanno visto. Spirito Santo, aiutaci a capire come tu operi, o meglio, aiutaci almeno ad accettarti, perché fratelli non possiamo sempre capire come Dio funziona in tutte le cose della nostra vita. Però Dio ci ha dato un meraviglioso strumento, è la fede che vince, che conquista, la fede che ci fa affidare a Dio, e questa fede ci permette di arrenderci a Lui, questa fede ci permette di dire: Signore, io non capisco come Tu fai, però ho fiducia in te. Quanti di noi abbiamo fiducia in Dio? Ma dici: ma perché abbiamo fiducia? Perché amiamo il Signore. E perché lo amate? Perché Lui ci ha amati per primo. Alleluia. Affida al Signore le tue opere, dice Proverbi 16, e i tuoi progetti. E io vorrei dire stavolta: il progetto dell'evangelizzazione qui in Romagna avrà successo. 16:9 dice: il Signore dirige i nostri passi. Oh, e Dio vi dia dei passi diretti verso la sua volontà, verso il suo successo. Molti sono i disegni, 19:21, nel cuore dell'uomo, ma il piano del Signore è quello che sussiste. Oh, vale la pena amare il Signore, sì, vale la pena affidare al Signore ogni cosa. Dio continuerà a prendersi cura di noi, Dio continuerà ad abbattere quei muri di opposizione, Dio continuerà a farci capire che anche se stiamo vivendo in momenti di difficoltà, di crisi finanziaria, di governi che non riescono a mettersi d'accordo, di una vita, 89, 90, 91 persone in un anno hanno commesso suicidio, proprio qui in Italia, perché non potevano affrontare le difficoltà della crisi finanziaria. Queste sono le notizie che noi sentiamo. È vero, è difficile. Non sottovalutiamo la sfida, ma io e te possiamo ogni cosa in Cristo che ci fortifica. Oh Signore, aiutaci. Possa questa essere colta come un'opportunità per noi di offrire il segreto di che cosa? Dell'Evangelo di Cristo Gesù, non un segreto umano.
Sì, andate, andate dove Dio vi chiama, andate dove il Signore vi avverte, i vostri pastori vi diranno di piantare il gazebo, troverete persone in difficoltà, troverete persone afflitte, troverete persone scoraggiate, persone che forse saranno sull'orlo del suicidio. E il messaggio di speranza che voi porterete sarà per la gloria di Dio. C'hai un piano benefico. Tutte le cose cooperano, lavorano insieme per che cosa? Per il bene. Ecco perché dobbiamo credere, cooperano al bene. Non è facile, noi siamo abituati a sfuggire. Ho notato che la maggior parte dei cristiani con cui io ho vissuto piace pregare, soprattutto per essere liberati, guariti, avere dei benefici, non tanto a volte intercedere per gli altri. Signore libero, Signore qua, Signore, è giusto, sì, andiamo. C'è un telefono che suona, se permettetegli che sono occupato, per favore. Ma guardiamo un po' alla vita di Giuseppe. Giuseppe fu odiato, fu venduto, andò a finire in Egitto. Sapete la storia? Vado al punto. 17 anni a marcire in una prigione egiziana. Signore, ma che ho fatto? Eppure rimane lì. Poi sapete la storia della carestia, vengono giù i fratelli, vogliono il grano e lui li riconosce, ma non lo fu riconosciuto. Alla fine tutta la storia di Beniamino, non poteva più, stava scoppiando, era commosso e gli fa, devo dire una cosa, sapete una cosa? Voi non potete capire, voi avete pensato male per me, ma Dio ha preso questo male e lo ha trasformato in bene. Oggi sono qui a darvi il grano perché la nostra famiglia possa sussistere. Dio è quello che sa convertire il male in bene. Tutte le cose cooperano al bene. Oh Signore, aiutaci ad entrare nel piano e nella visione, e se tu ci concedi di capire quello che tu stai facendo, gloria a Dio, se no aiutaci a vivere per fede. Signore, aiutaci tu. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio, non sempre tutto è chiaro. E come ho usato questo esempio altre volte, è come se questo segnalibro rappresenta ognuno di noi. Cristo Gesù è il libro, la Bibbia, mettiamo il segnalibro dentro la Bibbia e Dio chiede l'autorità di tenere la Bibbia. Che possibilità c'è che questo segnalibro fuoriesce da questa Bibbia? Ben poca. La nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Nessuno ci rapirà. Noi dobbiamo rilassarci, calmarci di tutti questi pensieri che ci assillano e che cercano di sapete, il campo di battaglia dove noi siamo chiamati a vivere le nostre battaglie anche spirituali sono nella nostra mente. Perché il diavolo sa come colpire, e Paolo dice affinché voi non siate ignari delle macchinazioni, delle strategie che il nemico usa. Signore aiutaci, Signore aiutaci. Vi racconto una breve storia, successe a me mentre ero a Montreal, a Rockfield. Più di 18 anni fa, 20 anni fa quasi, insieme a mia moglie il Signore ci aveva dato il terzo figlio, pregavamo per una persona, Louis Vettaro, un poliziotto che
che soffriva, soffriva veramente. Soffriva di diverse cose, maggiormente la sua famiglia era stata colpita da maledizioni, la sua nonna era una strega, una maga e via via via. Diversi dei suoi fratelli e delle sue sorelle morivano stranamente. Una sua sorella rimase veramente in grave difficoltà. Lui è l'unico che in qualche maniera, ricevendo il messaggio dell'Evangelo, si era avvicinato al Signore e aveva delle stranissime esperienze quando andai in casa sua, specchi che si muovevano, insomma, tante cose. Frate, non vi preoccupate. Se il vostro specchio si rompe, sarà la vostra bellezza. Ma una sera lui mi disse che voleva pregare. Erano giorni di ottobre, forse 3 o 4 giorni prima. C'è una festa pagana che adesso è arrivata pure in Italia. Halloween, Dio ce ne liberi. E mentre pregavo per lui, io e lui, poi venne Lorenzo, i pugni, le cose, le manifestazioni, era veramente sotto l'effetto del demone o dei demoni, mi parlavano. E poi tutto un tratto, mentre ero stanco, spossato, dopo ore e ore, lui si sveglia e mi punta e mi dice: tu e tuo amico Lorenzo dovete smettere di predicare l'Evangelo, ma una voce terribile, perché se no ti farò morire il figlio che ti è appena nato, e io so che si chiama Gioele. E devo dire che è stato, mi ha fatto venire, mi ha fatto cascare i peli dalla pelle. E io dovevo fare una scelta: credere o rimproverarlo e sgridarlo nel nome di Gesù. Vi dico che avevo il tremagambe. Lo sapete cos'è il tremagambe? Dice: fratello, lo sai perché si fanno i pulpiti in chiesa? Perché ai pastori gli tremano sempre le gambe e si devono in qualche maniera nascondere. Ma c'è quando il Signore ci dice: io sono con te. Usa l'autorità della fede in Cristo Gesù. E gli disse: lo so che tu non sei lui. Luigi si chiamava, si chiama ancora, adesso serve il Signore con sua moglie, 2 bei figli, eccetera. Gloria a Dio. Ma gli disse: tu dovrai uscire di tormentare quest'anima e devi uscire stasera. Diede dei pugni che il fratello, il custode che veniva l'indomani, guardò e mi disse: fratello, che c'è di Trapani? Lui li conosce. Mi viene il cuore spezzato. E perché? Sono andato nella classe di scuola domenicale, quella grande giù nell'angolo, e ho tutti i muri, perché lì c'è il cartongesso, tutti i muri sono bucati, i giovani hanno distrutto la chiesa. Ho detto: wow. I giovani non c'erano, e gli raccontai come il Signore aveva liberato qualcuno. Allora il fratello di Trapani mi disse: se è così il caso, lascia che distruggono tutto, ma che l'anima sia liberata. Oh Signore, aiutaci ad avere la fede, ma con umiltà e con grazia. Tu ed io abbiamo la certezza. Infine, abbiamo un piano specifico. Per chi? Tutte le cose coprono il bene per tutti quanti? Quelli che sono amanti di Dio. Dio qui restringe il piano della sua promessa. Non è per Tizio, Sembrone, chiunque. Ma il verso dice che la polizza assicurativa di Dio è per quelli che amano Dio. Perché vi ho chiesto dall'inizio: se noi amiamo il Signore, perché se amiamo il Signore ci possiamo lanciare e non dobbiamo avere, per carità, nessun tintinnio nella nostra vita che dice: attenzione a questo. Noi ci muoviamo in fede e andiamo avanti. Perché? Perché, se non erro, correggetemi, nell'amore non vi è paura, è vero?
se noi amiamo il Signore non abbiamo bisogno di avere nessuna paura né di Lui né di quello che può accadere nella nostra vita. Ricordiamoci delle promesse del Signore: io sarò con voi in ogni tempo. E infine, noi abbiamo un piano sicuro, cioè provato, accertato. Perché? Nella grammatica greca, quando si vuole dare enfasi ad una frase, si dice all'inizio, e qui proprio lo riflette anche la traduzione in italiano, dice or sappiamo. È come se richiama l'udente a capire che c'è qualcosa di molto accertato. Lo scrittore dà enfasi qui al or sappiamo. In altre parole, questa polizza universale, energica, benefica, specifica e piena di speranza è qualcosa di sicuro, è qualcosa di certo. Sta dando enfasi alla realtà che non viene proclamata forse, dubbio, speranza umana, ma viene proclamata con enfasi certa e sicura. Noi sappiamo! È una conoscenza che abbiamo acquisita, dice Paolo, per la rivelazione dello Spirito Santo. E questo sapere in noi ci permette di capire che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Amiamo noi Dio? Amiamo noi l'opera di Dio? Amiamo noi quello che Dio desidera fare in noi attraverso di noi? Inchiniamo i nostri capi.